uno scopo è quello di difendere la libertà di stampa, la libertà di opinione, la libertà di critica. Tutto ci saremmo aspettati meno di scendere in piazza con queste motivazioni. I giornalisti spesso sono scesi in piazza per difendere i loro diritti sindacali, ma non un principio generale come quello della libertà di critica, che è stato sancito da una dichiarazione dei diritti universali dell'uomo nel 1789 e ribadita, guarda caso, in maniera molto forte nel 1799 dalla Repubblica Napoletana, la Repubblica molto vicina come territorio a qualche ministro della Repubblica Italiana che oggi offende così pesantemente i giornalisti italiani. Siamo scesi in piazza e scenderemo ancora in piazza per difendere questo principio generale, perché riteniamo che in questo momento gli attacchi alla stampa, gli attacchi all'informazione non siano sporadici, ma facciano parte di un quadro, una temperie culturale, mettiamola così, una temperie politico molto pericolosa.